Craig Pinter è uno dei più grandi illustratori copertinisti del XX secolo. Ha fatto per la mia collezione alcuni manifesti, tipo un manifesto sulla pasta Boiello, uno sulla Caffarel, un altro su Illy Caffè. Il manifesto è rappresentato da un cameriere che porta in un vassoio due tazzine di caffè. Lui mi ha detto: senti il profumo del caffè, perché se non lo senti vuol dire che non è disegnato bene. Io mi sono avvicinato e devo dire che mi sembrava di avere la suggestione di sentire il profumo del caffè. Lui era proprio dentro la materia che disegnava, perché quando era ragazzino suo padre gli faceva ridisegnare continuamente lo stesso oggetto. Tutti quanti lo ricordano soprattutto per le copertine di Maigret, visto che tra la prima serie, la seconda serie e le varie collane ne avrà fatte qualcosa come 160. Le prime serie di copertine lui le riteneva le copertine brutte, perché erano date con un'idea di impostazione di un certo tipo. Qui invece riesce a sviluppare la sua idea partendo proprio da quello che lui sentiva come potenza per fare una copertina. Quindi queste sono alcune copertine salvate, perché la Mondadori ha mandato al macero praticamente tutto il suo magazzino, per cui tutto l'immenso patrimonio non solo di Pinter ma anche di altri illustratori praticamente oggi non esiste più. Lui ha sempre lavorato in Mondadori, anche se moltissimi colleghi gli dicevano: perché non vai in America, perché non vai in Germania, non vai in Francia, perché lì potresti guadagnare un sacco di soldi, potresti essere acclamato come un grandissimo. Lui invece era una persona modesta, per cui gli bastava quello stipendio per portare avanti la famiglia, non pensava di desiderare di più. Era prevalentemente grato alla Mondadori perché nel periodo in cui lo scappato dall'Ungheria nel 1956 con l'invasione di 5.000 carri armati sovietici, lui è arrivato in Italia. Quando con una cartelletta è arrivato in Mondadori ha conosciuto la Anita Klintz, che era la responsabile dell'ufficio grafico, ha visto i suoi lavori e gli ha chiesto se poteva fare sul momento un disegno. Lui, partendo dallo zoccolo di un cavallo, facendo l'altro piede, la pancia, la coda e ritornando indietro, gli ha fatto questo cavallo incredibile e la Klintz gli ha detto: lei ha assunto. Queste sono delle tavole di Moby Dick, io praticamente gli davo dei temi che mi sarebbe piaciuto vedergli sviluppare e lui una volta al mese, massimo due volte al mese, mi telefonava, io andavo a casa sua a mangiare la cucina italo, diciamo più toscana ungherese che preparava sua moglie.